Radio Ritrato. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati cari amici di Globus Television da Antonella Guglielmino. E Onia Nicolosi. Wow, Onia Nicolosi, che bello. Ti sei rilassata in queste festività, insomma, così, in queste ferie estive? Sì, sì, sono stata un po' in giro per il Globus. È andata in giro per il Globus, cosa vorrà dire? Mai, benissimo. Ti vedo anche... Giusto per, insomma, sì, lanciare. Senti una cosa, senti una cosa. Ma so che oggi hai preparato un pranzetto veramente gustoso. Una sorta di cotto e crudo d'autore. Chissà cosa vorrà dire questa ragazza, perché vi sta lanciando dei messaggi subliminali, o quasi, almeno. Una sorta di rebus. Un rebus. Innanzitutto voglio salutarvi e dire grazie a tutti quei telespettatori che ci seguono in maniera costante, e vogliamo dirvi che da ottobre Radio Ritratto avrà delle chicche, delle rubriche, qualcosa di diverso, sempre chiaramente nell'ambito della cultura, dello spettacolo, e qualcosina in più, giusto? Sì, l'idea è quella. L'idea è quella. Poi vedremo, ancora il nostro editore non sa nulla, glielo faremo scoprire, insomma, man mano, giusto? Sarà una sorpresa anche per lui. Certo, mi sembra anche giusto. E qui invece oggi abbiamo degli ospiti che si stanno appressando a esibirsi in un palcoscenico meraviglioso. Infatti abbiamo Erika Spagnolo, grazie di essere qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. E poi invece abbiamo un archeologo. Guarda un po', un archeologo che viene da Pisa e poi invece risiede a Canicattini Bagni, che è Alessandro Cugno. Grazie. Grazie a voi, buonasera. Allora, dovete sapere che domani sera al Parco Comunale, non so se sbaglio. Sì, Parco Comunale Anselmi. Ci sarà una bellissima manifestazione, un contributo a Lucio Dalla. Ci vuoi dire cosa succederà? Sì, dunque sarà un contributo dal punto di vista musicale. E non solo, perché all'interno dello spettacolo ci saranno anche degli ospiti particolari nell'ambito della danza, e ovviamente si alterneranno sul palco tanti ospiti che danno voce a quello che è la musica e la storia di ogni canzone di Lucio Dalla, e ognuno di loro riarrangerà i pezzi, quindi saranno delle versioni originali. E quindi sarà una serata musicale tutta dedita a rimettere su quello che è l'arte, la poesia e l'amore che metteva Lucio Dalla nelle sue canzoni. Tu sei stata la coordinatrice di questo evento. Sì, io mi sono occupata della, della gestione registica e della coreografia. E, l'evento, è una vetrina proprio di questi artisti nazionali e internazionali, che con un tributo proprio personale hanno cercato veramente di dare un qualcosa di diverso, che solitamente si pensa alle canzoni di Lucio Dalla che siano sempre solitamente quelle, le canzoncine, quando invece lui è un cantante, un poeta molto impegnato. C'è un substrato all'interno delle sue canzoni che spesso si sottovaluta, si pensa solo al motivetto. E invece tante bellissime canzoni che non si conoscono, noi le stiamo riportando, in vita. E nello stesso tempo ci saranno anche dei grandissimi successi che verranno cantati da diversi artisti. Quindi, sarà un alternarsi di novità. E ci sono anche delle partecipazioni straordinarie. Esatto. Arrivare lì, infatti, al di là del discorso musicale, noi avremo un artista molto importante che ci onora la sua presenza, e che è Amilcar More Gonzales, ed è un primo ballerino professionista che è stato in giro per tutto il mondo, in Canada, in America, e soprattutto all'Opera di Parigi e attualmente all'Opera di Amburgo. Noi lo conosciamo perché ovviamente tramite la trasmissione Amici si è fatto conoscere al grande pubblico, però al di là della sua fama televisiva è un bravissimo ballerino. Esatto, al di là, infatti, allora, le trasmissioni italiane danno voce anche a questi artisti, devo dire, e fondamentalmente anche grazie a questo che conosciamo questi artisti. Ovviamente se ne conosce solo una parte, quindi avremo modo di apprezzare la sua arte anche in questo tributo, perché darà veramente tanto. Sono davvero onorata. Che meraviglia. Quindi domani, mi raccomando, domani, quindi 3 settembre alle ore 21 al Parco Comunale
Anselmi, a Nicolosi. Esatto. Per chi ama la musica di Lucio Dalla e esatto. per chi ama la danza, diciamo un connubio perfetto, direi. Esatto, due arti visive, creative e passionali, che partono sempre dal cuore. E quindi proprio Lucio Dalla era un cantautore con grande cuore. È stato anche vicino a noi, nel senso che amava le nostre località, amava Nicolosi, amava l'Etna. Quindi comunque dare un tributo e un avvicinamento agli artisti in una location in cui Lucio Dalla apprezzava proprio cantare le sue canzoni, credo che sia una cosa molto, molto bella per noi. Sicuramente sì, sicuramente. Proprio di passione. Passiamo ad Alessandro. Alessandro, come ti sei appassionato di archeologia? Com'è nata questa passione? Da piccolo, visitando l'Egitto, la Grecia e poi pian piano anche attraverso la conoscenza dei siti del nostro territorio. Il nostro territorio, e mi riferisco a Siracusa, Pantalica, la villa del Tellaro, la villa di Piazza Armerina, tutti i siti patrimonio dell'UNESCO, sono unici non soltanto in Sicilia ma in tutto il Mediterraneo, e quindi la conoscenza diretta di questi luoghi mi ha sviluppato questa passione, amore per il passato. Tanto questa passione ce l'hai forte, che sì. A un certo punto hai deciso di studiare, cioè dopo l'Egitto, che secondo me è il sogno di tutti gli archeologi che ci sono, hai pensato bene di studiare il tuo territorio. Sì. A quel punto cosa è successo? Innanzitutto è una cosa divertente, perché Canicattini, che è il paese da dove provengo, ci sono molti siti archeologici, però sono sconosciuti addirittura ai suoi stessi abitanti. Tanto è vero che il più famoso canicattinese, che è Antonino Uccello, il padre come dell'etnografia, no, certo. Il fondatore della Casa Museo, addirittura in un suo famoso libro chiamato Gli Aniattini, ha detto che Canicattini è un paese senza storia, perché sicuramente ci sono stati i Siculi, i Greci, i Bizantini, gli Arabi, però non hanno lasciato traccia, cosa che in realtà non era vero. Però io, come tutti i canicattinesi, fino ai primi anni dell'università non conoscevo il mio territorio. Ne sono venuto a conoscenza a Pisa, perché studiando archeologia medievale, nel manuale di archeologia medievale c'era una piccola citazione al famoso tesoro di Canicattini, di cui parlo nel libro, che è uno dei rarissimi esempi di argenterie paleocristiane rinvenute in Italia, si data al VI secolo, e che rendono questo territorio particolarmente importante. Certo. Poi pian piano ho cominciato a fare delle esplorazioni sulle orme di Paolo Orsi, che è il padre dell'archeologia siciliana. Poi un altro grande archeologo, che è proprio nato a Canicattini, è Giuseppe Agnello. Giuseppe Agnello era uno degli allievi principali di Paolo Orsi ed è stato il padre dell'archeologia cristiana, quello per intenderci che ha fatto i più importanti scavi nelle catacombe a Siracusa, in tutta la Sicilia orientale, ha fatto importanti studi sull'arte paleocristiana e l'architettura bizantina. Agnello veniva da Canicattini, solo che Agnello non aveva studiato, cioè era partito dal nostro territorio, però poi insegnava archeologia cristiana qui a Catania e quindi si era allontanato. E in pratica questo territorio, pur essendo ricco di tante testimonianze che vanno addirittura dal Paleolitico superiore, quindi tra le più antiche tracce della presenza umana in Sicilia, che si possono vedere al Museo Paolo Orsi, sono esposte nella prima sala, nessuno di fatto aveva mai compiuto uno studio sistematico. Diciamo che chi ci segue, il Museo Paolo Orsi si trova a Siracusa. Sì, ecco. Museo archeologico regionale, dove si trovano tra l'altro alcuni tra i più importanti reperti non soltanto di Siracusa e provincia, ma di tutto il Mediterraneo. Certo. Il museo archeologico è di livello internazionale. E quindi dicevo, studiando questo territorio mi sono reso conto che non c'erano soltanto delle sporadiche ma importantissime testimonianze, ma era lo stesso tessuto culturale, era ricchissimo di testimonianze che per molti possono essere considerati minori, ma che in realtà minori non lo sono, perché documentano le più vere e autentiche tradizioni delle comunità iblee e della Sicilia orientale. E mi riferisco per esempio ai luoghi di culto, dove le famose chiese rupestri, che regano degli affreschi bellissimi dedicati ai santi più venerati nel comprensorio, come la Madonna col Bambino, il Cristo Pantocratore. E poi tra gli altri siti abbiamo delle tombe monumentali preistoriche. Belle. A un certo punto, sì. Allora hai deciso di raggruppare tutte queste tue notizie
grazie a questi studi, in uno studio sistematico. In uno studio sistematico fino a creare un vero e proprio libro, che è una monografia sì. sulla realtà canicattinese, diciamo. Sì, così. Ma in buona parte anche la, riguarda anche Noto, Palazzola Grede, quindi l'entroterra siracusano, con ovvi riferimenti a Siracusa e la Sicilia orientale, perché un sito non si può comprendere se non è inserito nel suo contesto. Poc'anzi noi, mentre eravamo di là, mi ha detto Alessandro che fa parte dell'UNESCO. Ora ti faccio del Comitato Giovani. Del Comitato Giovani UNESCO. Ti faccio una domanda che non c'entra molto sì, col sì. libro. Purtroppo c'è stato il terremoto di Amatrice, dove ci sono stati venuti giù tutti i delle chiese bellissime con degli affreschi. In questo caso qual è la figura? Cioè cosa fa l'archeologo, cosa fa l'UNESCO per cercare di recuperare questi beni? L'UNESCO in questo caso intanto è lo Stato italiano che si deve, certo. si deve muovere, in quanto se il patrimonio culturale deve essere tutelato per, in base alla prima alla Costituzione, l'articolo 9 che afferma che la Repubblica promuove cioè. Lo sviluppo e tutela il patrimonio culturale, promuove lo sviluppo della cultura, e attraverso quindi il Ministero dei Beni Culturali e le Soprintendenze deve verificare lo stato di conservazione e, dei luoghi e adoperarsi proprio con i propri studiosi, con le proprie professionalità, quindi archeologi, ma in questo caso essendo un problema molto complesso certo. deve essere affrontato in maniera multidisciplinare, quindi non solo archeologi ma soprattutto storici dell'arte, architetti, restauratori, ingegneri, geologi. Geologi. Diciamo che già da quindi, quello che hai detto noi cioè, non ci siamo, cioè, perché diciamo che quest'opera di protezione L'UNESCO agisce dopo, intanto se, nei siti che fanno parte della World Heritage List, cioè la lista sì. del patrimonio, ma comunque tutto deve partire da una parte dallo Stato, quindi dalle certo, istituzioni, e dall'altro le comunità locali, perché se le comunità, non so, il discorso che facevo prima dei canicattinesi che non conoscono il proprio territorio, se le comunità non hanno a cuore il proprio patrimonio, le istituzioni possono fare ben poco. Alla fine deve partire tutto, secondo me, dal basso, deve essere la popolazione locale che deve spingere sia in questo caso per le loro case, ma anche per salvaguardare il proprio territorio, perché rappresenta certo. l'identità di quella sì, comunità. Sì. Io un po' tornando anche al discorso che faceva lui, diciamo che la nostra terra, la Sicilia, per la ricchezza di storia, il nostro patrimonio storico-culturale, diciamo più della metà risiede nella nostra isola, no? E forse se ci fossero i mezzi adatti, probabilmente scavando in qualsiasi parte sì. noi troveremmo reperti. Di... Sicuramente questo. Ora, Siracusa è una del, tra l'altro Siracusa è stata una delle più importanti città del mondo antico, a livello archeologico è seconda solo a Roma o ad Atene e a Istanbul. Ora, considerata la valenza di questo, no? Cioè, abbiamo sicuramente un patrimonio che in qualche modo non siamo mai riusciti a sfruttare mm-hmm. pienamente, tantomeno a valorizzare, proteggere e così sia. E forse dobbiamo fare lo stacco, mi hanno detto. Andiamo in pubblicità, subito dopo Alessandro ci risponderai, va bene? Va bene. A dopo. La Boxing Project Professional Team, società siciliana che ha iniziato nel giugno 2016 la propria mission, organizza eventi per pugili professionisti con la novità della Boxing School. Tanto divertimento con i personaggi dello spettacolo più amati della Sicilia. Momenti di pura adrenalina con i combattimenti dei nostri pugili professionisti, che esalteranno quello che è la nobile arte della box. E poi la nostra punta di diamante, Vincenzo Spampinato, che ha iniziato la scalata verso la conquista della cintura di campione d'Italia. Vi aspettiamo ai nostri eventi, circa 6 l'anno, con la collaborazione di Globus Television, canale 819 del digitale terrestre su piattaforma streaming internazionale. Per chi volesse tanta notorietà per la propria azienda e vorrebbe seguirci come partner pubblicitario, telefonate al 327-2267-448 Boxing Project oppure al numero 349-144-3134 Globus Television. Ciao, sono Marco Biagianti, capitano del Catania. La nostra è la squadra del tuo cuore, della tua terra e del tuo mare di passione. Indossiamo la maglia che ami, amiamola insieme al Massimino. Abbonati, con te saremo ancora più forti, con te saremo più Catania. Campagna abbonamenti 2016-2017 Calcio Catania. Tutte le informazioni su www.calciocatania.it. Radio Ritratto.
esatto, pennellate dal mondo VIP nuovamente in studio. Siamo qui, ricordiamo, con Erika Spagnolo e con Alessandro Cugno. Tu stavi, che domanda stavi facendo? No. Ritornando, diciamo, al nostro discorso, considerato che la Sicilia è un'isola ricca di patrimonio storico, culturale, archeologico, insomma di tutto, di più, come siamo messi a protezione, valorizzazione dello stesso? Ci sono delle situazioni buone, altre meno buone e altre pessime. Mi sembra che sia un po' diplomatico, ma proprio un attimino solamente, continua. Diciamo che il problema, uno dei problemi per esempio che affliggono questo territorio è tutta la Sicilia, è la custodia, la sorveglianza, perché essendo il patrimonio archeologico, ma anche storico, artistico enorme, è difficile poterlo tutelare, salvaguardare in maniera efficace, considerando anche che le istituzioni preposte alla tutela, la sovrintendenza per esempio, hanno poche risorse, certo. Sia in termini di personale sia in termini economici. E uno dei problemi è quello dei tombaroli. Tombaroli perché oltre ai siti, come dicevo, i siti archeologici principali, che sono quelli comunque inseriti all'interno di un parco, come il parco di Selinunte, la Valle dei Templi di Agrigento, il parco della Neapolis di Siracusa, però accanto a questi c'è un tessuto connettivo culturale che è esteso di piccoli centri, fattorie, ville, che copre tutta la Sicilia. Questi purtroppo non sono adeguatamente, in molti casi per nulla, sorvegliati, e quindi il problema dei tombaroli, che è quello che alimenta poi il traffico internazionale delle opere d'arte, e un caso eclatante è stato quello della Venere di Morgantina, che soltanto da poco è ritornata. Già alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, Paolo Orsi si lamentava del fatto di non avere risorse a sufficienza per poter affrontare il problema dei tombaroli. Negli anni 70 Luigi Bernabò Brea, l'altro grande sovrintendente della Sicilia orientale, cioè è un problema cronico. Ecco, questo riguarda la conclusione, ecco. E per questo, come dicevo prima, deve essere la comunità locale che deve aiutare, perché la comunità vive nel territorio, quindi è presente 24 ore su 24, che deve aiutare le istituzioni anche a partire dalla tutela, dalla sorveglianza. Aiutare come si fa? Denunciando la presenza di tombaroli, oppure se nota alcuni problemi, che so, le erbacce nei siti archeologici, fa denuncia, poi magari il problema non viene affrontato perché non ci sono, però intanto si pone il problema. Se il problema non si pone, è un problema di sensibilizzazione. Quello secondo me è molto importante. Bisogna denunciare. Perché secondo me sì. E poi anche dare una mano, se ci sono, invece di buttare le carte a terra, si raccolgono. Invece quella di è una questione di educazione civica. Poi altre cose mancano, la segnaletica, per esempio, se vogliamo collegare il discorso cultura al turismo, i turisti hanno bisogno di infrastrutture, strade, grande problema che non ci sono, servizi, mezzi pubblici, ma anche pannelli, e questo riguarda sia le istituzioni di tutela, sia i comuni. Tra l'altro questa cosa purtroppo è una cosa che ci contraddistingue sempre in maniera negativa, perché noi non riusciamo, in altri paesi magari c'hanno due, tre pietruzze che riescono in qualche modo a fare musei, insomma a spingere la gente ad andare. Noi con tutto quello che abbiamo non riusciamo assolutamente a vivere di turismo. L'altro giorno leggevo che c'era praticamente una comitiva di turisti, volevano vedere le terme a Catania, ed erano chiuse alle 10:30 della mattina. In Inghilterra ci sono... Per cui io mi chiedo, ma dove dobbiamo andare andando, come direbbe qualcuno? In Inghilterra c'è il famoso complesso delle terme di Bath, per esempio, che non sono da meno rispetto a quelle di Catania, però lì hanno investito molto in termini di ricostruzioni virtuali. Ma anche a Catania, le terme da poco. Belle, però chiaramente quando i turisti vengono, li trovano... Se le facessero in America si dice, noi abbiamo la cultura in Europa, ma loro la sanno esporre. Infatti nei musei americani, per esempio gli Smithsonian di Washington, sono all'avanguardia nella pannellonistica, nella divulgazione, nelle ricostruzioni virtuali, pur avendo un decimo del nostro paese. Esattamente.
E vabbè ragazzi, che possiamo fare? Però grazie a Dio abbiamo anche la cultura, chi fa danza, chi canta. E infatti domani sera ci vuoi ricordare chi si esibirà nelle canzoni, cioè i cantanti chi saranno? Sì, bene, quindi diciamo gli artisti che si alterneranno hanno già diverse esperienze artistiche che li hanno portati in giro, dai festival più importanti a diciamo quelli locali che li stanno portando diciamo alla conoscenza della popolazione anche locale. Ma devo dire che alcuni di questi sono già veramente professionisti nell'ambito da tanti anni. E vorrei nominare Andrea Azzurra Gullotta che è stata a The Voice, è stata al team Pelù ed è stata una concorrente molto molto acclamata, devo dire. Stiamo vedendo infatti la locandina della serata di domani, ricordiamo che si svolgerà il 3 settembre alle ore 21 al Parco Comunale Anselmi a Nicolosi ed è un tributo a Lucio Dalla. Continua, sì, Erika. Sì, grazie. E poi avremo Giovanna D'Angi insieme al maestro Vasta, al suo maestro pianista. Lei ha avuto tantissimi riconoscimenti nell'ambito del musical, soprattutto ha iniziato la sua carriera giovanissima e con Sanremo. Lei è stata a Sanremo qualche anno fa, se non erro nel 2005, e arrivò quinta. Quindi comunque la nostra Sicilia porta sempre avanti dei talenti veramente notevoli che portano sempre qualità nello spettacolo e nella musica, soprattutto in questo caso nel canto. Poi abbiamo Laura Sfilio, che è una mia carissima anche amica, come Giovanna e come Andrea Azzurra, e che ovviamente in ambito locale si fa sentire parecchio perché lavora tanto per quanto riguarda le manifestazioni organizzate in ambito siciliano, come il Festival della Canzone Siciliana. Lei ha partecipato a diversi di questi festival, arrivando sempre ai primi posti. Poi abbiamo Marco Ravalli, che è un vocal coach molto molto conosciuto, molto importante, soprattutto nell'ambito canoro, e come preparatore cantante dei cantanti e come preparatore musicale. Poi abbiamo il Postscriptum, che è un duo, perché considerate che abbiamo tutti questi cantanti in live, in versione acustica soprattutto. Quindi Postscriptum in particolare lavoreranno in voce e piano, e con una rivisitazione in chiave bossa nova di quello che è un brano di Dalla, che non lo è per niente bossa nova, quindi rimodernare e ristrutturare quello che è il canone di Lucio Dalla per renderlo ancora più importante. Poi abbiamo Alessandro Chiaramonte, che è un emergente cantante musical e anche pop, e abbiamo Pia Wa, che ha registrato il suo ultimo CD, è stata a New York e ha fatto diciamo un attimo di esportazione della musica da... Poi abbiamo anche tanti altri ospiti come Alessandro Incognito, che diciamo si sta muovendo nell'ambito dello spettacolo sia a livello locale che a livello nazionale. E lui oggi si trova a gestire un teatro, il Teatro Ambasciatori. Lui è un ragazzo Alessandro Incognito. Lo conoscete bene. Di tante risorse, lavora nell'ambito del musical, è un cantante, poi è una persona veramente squisita e disponibile. Quindi quando questi per me sono artisti validi, ma soprattutto amici che collaborano con me e lavorano da tempo e che nello stesso tempo danno veramente importanza a quello che è la musica. Quindi io sottolineo proprio la sua... In base così mi pare di capire che lo spettacolo sarà organizzato, ci sarà contemporaneamente qualcuno che canta le canzoni e poi qualcuno che le interpreta, allora, diciamo, con la ci danza. Sono, esatto, ci sono dei momenti differenti che si alterneranno sul palco. E contemporaneamente però ci potrà essere il cantante dal vivo con la versione acustica, contemporaneamente all'artista ballerino che si interseca insieme ai cantanti, come ci potrebbero essere delle versioni già registrate in sala di incisione perché hanno bisogno di un'acustica particolare e che vengono cantate in maniera più diciamo statica, intima, dal cantante. Poi abbiamo anche Maria Cristina Litrico e Maximilian Bach insieme al suo gruppo, diciamo, in acustico. E ovviamente abbiamo tante collaborazioni dietro le quinte, e abbiamo Salvo Lovecchio come fonia, abbiamo tanti altri ospiti che si alterneranno all'interno dello spettacolo, come Dario Testa, che presenterà la serata e sarà il presentatore ufficiale.
E inoltre diciamo che la nostra collaborazione all'interno dei comuni è reale, esiste grazie a Danze 20 Produzione Spettacoli, che ci porta in giro promuovendo i nostri lavori, le nostre produzioni e facendo capire che i nostri lavori sono lavori di qualità e che comunque mi auguro che non lo debba dire io, ma che coloro che vengono sono apprezzati. Mi auguro che sia così, quindi vi invito davvero tutti quanti. Nello stesso contempo, se mi dai la possibilità, io volevo ringraziare velocemente i nostri sponsor che trovate sicuramente nella nostra pagina Facebook. Sia su Danze 20 Produzione Spettacoli che su Escompany troverete la pagina con tutti i nostri sponsor che ci sostengono e ci danno la possibilità ovviamente di realizzare i nostri lavori. Erika, scusami, quanto tempo ci hai messo per organizzare questo ambaradan pazzesco che si svolgerà domani sera a Nicolosi? Bene, allora sembra difficile, sembra che ci vuole tanto tempo, in verità ce ne vuole tanto, però noi siamo molto rapidi, nel senso che abbiamo circa 2 mesi di lavorazione per quanto riguarda il discorso logistico, tecnico, di prove e quant'altro, tra i ballerini, tra i musicisti, e per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento a monte sicuramente qualche mese in più, quindi si parla di un 3-4 mesi di lavoro che ovviamente poi si consuma in una semplice serata che dura 2 ore e qualcosina, che però racchiude tanto e che quindi è proprio il frutto di un lavoro di tanta fatica di tante persone. E per i biglietti che cosa bisogna fare? Dunque, per i biglietti, allora, esiste una prevendita con Box Office, quindi siamo sul sito Box Office, ci potete venire a cercare, e cercando e cliccando sui concerti e sugli eventi di danza, quindi siamo sugli entrambi i canali, quindi distribuzione della danza e distribuzione concertistica. E il biglietto ha un costo molto popolare proprio per avvicinare tutti coloro che vogliono vedere questi artisti, soprattutto Amilcar More Gonzalez, che è un ospite che si vede spesso in televisione ma che non si trova facilmente in giro perché non ama essere purtroppo alla portata di tutti e sempre, perché comunque sono davvero impegnati questi artisti, al di là di essere preziosi, che quello ogni tanto purtroppo si trovano, però lui non lo è, devo dire, una persona molto disponibile, molto gentile, che ovviamente sarebbe stato bello avere qui con noi, però è davvero impegnato, adesso è ad Amburgo ad una prima internazionale e quindi ovviamente è come se fosse qui. E mi ha veramente pregato di ringraziarmi. Arriverà domani mattina, farà una prova con i ballerini, farà una prova con la Ice Company, che è la mia compagnia di produzione spettacoli e di ballerini professionisti. E ovviamente si svolgerà tutto uno dopo l'altro, una cosa molto dinamica e veloce. E avrà ovviamente il tempo di ambientarsi sul palco e poi palco. Ripartire nuovamente velocemente, esatto, per nuove avventure. Esatto. In giro per il Globus, perché sì. Anche così, giusto? È vero, giusto, Erika? È vero. Allora, il tuo libro, ci vuoi dire come si chiama il tuo libro? Il titolo è lungo. Dinamiche insediative nel territorio di Cani Gattini Bagni, nel bacino di alimentazione del torrente Cavadonna, cioè Siracusa, tra antichità e medioevo. Senti, è una cavalcata dalla preistoria fino al medioevo. Senti, ma per chi volesse acquistare questo libro, leggere questo libro, che è appassionato di archeologia, oppure un archeologo, perché ce ne siete tanti, dove lo può trovare questo libro? Allora, soprattutto su internet, sia nel sito dell'editore, cioè il British Archaeological Reports di Oxford, e poi su Amazon. È facile da trovare, e tra l'altro ha avuto anche un buon successo, è arrivato anche secondo fra i libri più venduti di archeologia in Italia. Quindi di Amazon, perché sembrava che l'argomento non interessasse. Sì, più di perché comunque sono dei siti, alcuni sono importanti, come dicevo, il tesoro di Cani Gattini, oppure lo stesso cratere di Bagni. In questo territorio è stato rinvenuto uno dei più grandi e più importanti vasi della Magna Grecia, della Grecità d'Occidente, ma anche perché ci sono molti siti nuovi e quindi stimolano la curiosità sia degli studiosi ma anche degli appassionati del territorio. Questo lavoro di ricerca l'hai fatto da solo?
Sì, mi aiuta poi con la supervisione anche del mio professore per la tesi di specializzazione, il professore Giovanni Uggeri. Poi anche mi ha aiutata la mia fidanzata Zaira, che è stata mi ha sopportato in questi anni, soprattutto sopportato nella... e ho supportato tutte e due le cose. Perché una delle cose più, ad esempio, più interessanti, io ho avuto la possibilità, grazie all'ex quella che all'epoca era direttrice del museo Paolo Orsi, cioè la dottoressa Basile, di poter visionare i taccuini di Paolo Orsi, dove l'archeologo poteva appuntare. Siccome la calligrafia degli archeologi, anche la mia, è molto simile a quella come dei quella dottori, dei medici, esatto, e anche per esempio lei mi ha aiutato a decifrare la calligrafia, è stato un lavoro molto Però lungo. Quanto tempo ci ha impiegato a scrivere questo? Diciamo la scrittura finale di 6 mesi, così. Però è un lavoro che è iniziato nel 2009, perché in parte è stato ricerche d'archivio e in parte soprattutto ricerche sul territorio, quindi andare in giro, andare ad esplorare, ed è quello anzi più importante, perché l'archeologia non si può fare soltanto sui libri come fanno molti, certo. ma bisogna conoscere di persona il territorio. Tipo Harrison Ford, Indiana Jones, sì, no, diciamo questo è il luogo per luogo comune, Indiana Jones oppure Lara Croft, manca solo il cappello, però guarda. Diciamo che ci vuole sia lo studio in biblioteca sia lo studio sistematico delle testimonianze. Ma senti, in Egitto ci sei stato? Sì, ci sono. Hai fatto degli studi in Egitto? No, studi no, ci sono andato da turista, però ho visitato tutti i siti. No, la bellezza è andare proprio laggiù, ho visto le piramidi, la Sfinge. Sì, ma come archeologo, non come turista. No, lui... diciamo solo da turista, poi ci spero di ritornarci. La Sicilia, capito? Ci sono tanti siti importanti qua, che certo. Non nessuno studia, piuttosto l'Egitto è molto inflazionato. Ci questo sono... hai ragione, purtroppo sia è in vero. Televisione, sia... È vero. Sia tra gli addetti ai lavori, mentre i siti, come dicevo prima, i siti minori interessano a pochi, nonostante siano forse più importanti di quelli maggiori, perché quelli maggiori non esisterebbero senza quelli cosiddetti, certo. Che non sono minori, certo. Perché è un contesto, cioè per esempio tutti studiavano la chiesa per gli affreschi, senza considerare che la chiesa non è che nasceva nel nulla, ma c'era tutto un villaggio, un sistema, certo. Di attività produttive. Certo, era il nucleo centrale. Anche esatto. Perché, del paese. Cioè, comunque come scienza è una scienza importantissima, perché proprio dagli scavi, insomma dai reperti che si trovano, riesci a risalire a come si viveva, cosa sì. Si usava. Cioè, addirittura... Ecco, per esempio la domanda sì. Che mi viene in mente, no? Cioè noi fra 1000 anni cosa troveranno di noi? Che potrebbe caratterizzare la nostra cultura, a parte il cellulare. Belle domande. Cellulare, tablet, belle computer, domande, PC. Il cemento, non lo so. Comunque ogni epoca merita plastica. Di essere studiata. E questa è una conquista recente, perché fino a pochi decenni fa si studiava, soprattutto qua in Sicilia, si studiava il mondo greco, la Sicilia era greca, al massimo un po' di preistoria. Certo. Il Medioevo, per esempio, era completamente dimenticato, se non per gli affreschi o per le opere d'arte. Invece anche l'archeologia può dare molto, per esempio ci può dire anche le cause di morte, cosa mangiavano, cosa facevano, le loro abitudini alimentari, l'economia. Molte informazioni che le fonti scritte non ci dicono, che è quello che studia la storia, per esempio gli storici. Hai capito? Così è. È un po' come tipo guardare un po' la spazzatura, no? Dalla spazzatura si capiscono... La spazzatura, guarda, una delle cose che rendono più felici gli archeologi è trovare negli scavi le discariche, la spazzatura del passato. Perché certo, la spazzatura perché da là è uno specchio della società. Certo. Si possono rivelare tanti dati dalla... È così, in questa quindi maniera. Magari in futuro studieranno le nostre discariche, le nostre tombe. Non siccome noi studiamo le tombe. Certo, ovvio. Ma anche il sistema di sepoltura è diverso e cambia da popolazione a popolazione. Infatti qui, per esempio, io ho cercato di classificare le varie tipologie di sepolture, che sono tantissime, certo. E che cambiano non solo da epoca in epoca, ma anche da cultura a cultura. Ovvio. E poi questo territorio è molto anche interessante, perché troviamo diverse civiltà che si incontrano e si scontrano, greci, indigeni, poi romani, bizantini, gli arabi. Lo stesso toponimo Canicattino è un toponimo arabo, molti nomi dei luoghi sono arabi perché derivano dalla dominazione araba, c'è una forte presenza ebraica
poi diciamo non che mangia. Non ci siamo fatti mancare nulla. Tutte le principali popolazioni della assolutamente sono venute, hanno lasciato delle testimonianze, si sono incontrate. Aspetta che forse vogliono, ecco, se tu lo metti così loro adesso inquadrano. Ecco, lo stanno inquadrando adesso, benissimo, benissimo. Che poi è un po', diciamo, quello che ci sostanzia come popolo, no? Il fatto che noi siamo stati comunque terra di dominazione un po' da tutte le parti, diciamo, mondo, certo. Probabilmente ci sostanzia perché siamo un popolo abituato ai cambiamenti, anche a, tra virgolette, a queste invasioni, no? Però nello stesso tempo questo ci porta ad avere anche una mentalità un po' più aperta. È un problema molto attuale, tra l'altro. Ecco, sì. Quello. Noi anche ce l'abbiamo nel DNA, perché il siciliano di oggi è il risultato dell'incrocio di tante civiltà, tante culture. In parte quella greca, quella indigena, poi quella romana, quella normanna, scusami. Quella araba pure. Cioè, quella spagnola. Quella spagnola, i francesi. Della parte palermitana, i fenici pure. I fenici, sì. Insomma. Tutti. Gli ebrei. Dico, ma questo, cioè, questa è una cosa che a noi ha sicuramente apportato una ricchezza in più, no? Cioè, non a caso noi siamo, ma infatti, scusate, alla Lombardia, la regione infatti, che ha il maggior numero di siti riconosciuti, ecco, dall'UNESCO. Allora, ma ci sarà un motivo per cui noi siciliani comunque nel mondo abbiamo una poliedricità che non c'hanno gli altri insomma italiani. C'è un motivo, giusto? A parte che siamo isolani, c'è un motivo, perché noi siamo il risultato. E secondo me anche il mare è una cosa, certo, che il risultato di una miscellanea di influssi dagli arabi, normanni, fenici e quant'altro. Per esempio, quanto riguarda la musica, ho fatto una considerazione in Sicilia, ad esempio, un nome a caso, Francesco Cafiso, ma Giovanni Caccamo, esatto. Ce ne sono tantissimi anche nel mondo della danza. Ricordiamo la Carmen Consoli, comunque tanti esponenti della musica e dell'arte in genere, certo. Ma proprio perché secondo me nel DNA ogni individuo è cresciuto con questa forma di voler esporre quello che è il sentimento interno in qualcosa, quindi nell'arte, dalla pittura al disegno, veramente io ho vissuto per anni a Milano, e ho avuto il piacere di conoscere tanti artisti siciliani, catanesi, che non conoscevo nella mia città. Hai visto? E ho lavorato anche fuori, a Madrid, Londra, abbiamo veramente con diverse produzioni lavorato e mi ritrovavo sempre. Ho un catanese, una catanese, ma più di uno. Siamo dappertutto. Siamo ovunque. E poi la cosa bella è che ci distinguiamo, e fortunatamente questo è un qualcosa che ci lega alla terra, perché fondamentalmente poi non per niente i nostri teatri greci che ci sono in Sicilia sono il risultato di quello che era l'arte una volta. Certo. E che oggi continua ad essere, speriamo che comunque continui, certo, io credo, mi auguro che continui, ma sicuramente nei decenni, nei millenni. Sicuramente sì. Allora Erika, ricorda cosa succederà domani a Nicolosi. Allora, domani a Nicolosi ci sarà, grazie alla Danza Eventi Produzione Spettacoli e alla Ice Company, il tributo Lucio Dalla, e con la partecipazione straordinaria di Amilcar More Gonzales. E sarà uno spettacolo musicale dalle coreografie di Erika Spagnolo, quindi due, esatto, la direzione artistica, e avremo Andrea Azzurra Gullotta, Giovanna Dangi, Laura Sfilio, Marco Ravalli, Post Scriptum, Alessandro Chiaramonte, Pia Uà. Avremo Alessandro Incognito, Maria Cristina Litrico, Maximilian Bach, e in più avremo alcuni dei ballerini professionisti della S Company in collaborazione ad Amilcar More Gonzales, che si chiamano Agata Rosignoli, Ilenia Cocuzza, Licia Bisicchia e Vincenzo Privitera. Ovviamente tutto contornato da un'atmosfera un attimino diversa, che è il Parco Comunale Anselmi di Nicolosi, immerso nel verde, quindi una location diversa dal solito, che si trasforma all'occasione come se fosse un teatro, perché è una sorta di anfiteatro naturale con un palcoscenico. E ovviamente siete tutti invitati, anche perché l'evento sarà momentaneamente un evento unico che si trasferirà in inverno con una produzione teatrale, quindi ci discosteremo dal solo e semplice concerto, che non è un semplice concerto, attenzione,
ma diventerà uno spettacolo teatrale ancora più complesso. Insomma, quindi, cambierà forma, diciamo così. Esatto, perfetto, la parola giusta è questa. E quindi vi aspetto con grande piacere, io Aurelia Di Stefano, che è alla direzione della Danza Eventi Produzione Spettacoli, insieme alla Live Vision, che si occupa dell'ambito della costruzione video e delle proiezioni video e dell'assistenza alla regia tecnica. Insomma, siamo in tanti veramente, abbiamo la direzione di Giuseppe Pappalardo dietro le quinte e bene, io credo vi aspetto. Che non ti sei scordata assolutamente allora, nulla. La posso dire una cosa, in verità quando poi vado via dico oh madonna, ho dimenticato questo, allora, dovevo dire un'altra Erika cosa. Erika Spagnolo, vi comunico che ha l'adrenalina a mille in corpo perché insomma è pronta per domani sera che andrà sicuramente alla grande con una guest star che è Amilcar Moret Gonzalez, ricordiamo che è un ballerino di caratura internazionale, presente molte volte ad Amici e insomma che dire, di più andrà bene, dai. Sono contenta. E invece speriamo. Alessandro, tu ricordiamo che il tuo libro si chiama, ricorda il titolo? Dinamiche insediative nel territorio di Canicattini Bagni, nel bacino di alimentazione del torrente Cavadonna, fra antichità e medioevo. L'ha detto tutto di un fiato. E vuol dire che è preparato. Archaeological report. Benissimo, ottimo. Lo possiamo trovare su? Nel sito dei bar di Oxford oppure su Amazon. Benissimo, quindi acquistate, la cultura fa bene, leggere fa bene, apre la mente. Io vi saluto, saluto anche i miei ospiti, saluto Onia. Io vado un attimo in giro per il Globus e torno. Benissimo, io invece vado a preparare qualcosa di cotto e crudo d'autore per il mio figlio e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao. Ciao. Radio Ritrato. Pennella dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station.